schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Trovi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo episodio di Tuning 2.0. Oggi andremo a modificare l'auto che è uscita ieri e andiamo a vedere che cos'è quest'auto, com'è quest'auto, che caratteristiche ha, diciamo, no? Se vale la pena comprarla, se non vale la pena comprarla. Quindi, allora, l'auto in questione ha un valore di $1.980.000, è la Taipan o Taipan, non lo so, vabbè, Taipan, chiamiamola Taipan. Allora, innanzitutto è un'auto super, ragazzi, e niente, a me esteticamente, sincero, già così, a vederla così non piace, però vediamo quando l'abbiamo, diciamo, modificata, quando l'abbiamo un po', diciamo, modellata al nostro gusto, sempre se si riesce a modellarla al nostro gusto, perché comunque magari è capace che le modifiche non sono proprio il top, diciamo. Allora, devo dire, ragazzi, che io quest'auto l'ho provata dopo che l'ho modificata, anche perché non è che sto editando il video in real life, e devo dire che a me non mi ha detto niente, raga, non mi dice un cazzo sta macchina, cioè, come al solito io continuo a vedere tante altre super che sono migliori di questa, però tanti sono suggestionati dal fatto che magari possa correre o possa, non lo so, come quando è uscita la Parilla, per esempio, tanti: ah, ma la Parilla è l'auto più veloce del gioco. Non è vero un cazzo, la Parilla non è l'auto più veloce del gioco, raga. Cioè, addirittura io mi trovai a fare un confronto e mi dissero: dai proviamo la Parilla contro l'X80 Proto, e l'X80 Proto gli ha fatto un masso come una scimmia alla Parilla. Quindi non mi continuate a dire la Parilla è l'auto più veloce del gioco. Camminerà sta cazzo di Parilla, per carità di Dio, però secondo me è una questione di manico. Quando si sta a fare le gare, ragazzi, è una questione di manico, è una questione di abitudine di saper portare un determinato tipo di auto e magari trovarcisi bene. Per dire, io ripeterò sempre, io mi trovo bene con l'X80 Proto. Tanta gente dice in curva non si tiene, a me invece piace come scoda in curva, e quando io la sento che scoda in curva, a me mi parte l'aggressività in gara, cioè nel senso che comunque mi stimola, poi dipende dai punti di vista, perché comunque, come ho già detto, la X80 Proto è molto particolare da guidare, quindi ovviamente non può piacere a tutti. Comunque, torniamo a quest'auto. Io, come ho detto, il mio test di guida su quest'auto l'ho fatto. A me sinceramente non mi ha detto un cazzo quest'auto, non mi ha trasmesso niente, ragazzi. Per quanto riguarda l'estetica, boh, neanche d'estetica mi ha convinto granché, devo dire. Io l'ho comprata giustamente per farvi vedere quest'auto com'è in sé, però sinceramente non penso di tenerla, penso di venderla, perché non è un'auto che mi intriga, non mi piace assolutamente, non, sia esteticamente che come tipo di guida. Poi questo è un mio giudizio, ragazzi, ovviamente, perché si sa che cazzo di incrocio è sta macchina. È una macchina presa e buttata così, secondo me, giusto per farci a spendere due sordaci, perché tanto la Rockstar cerca solamente questo. Comunque sia, io non ci ho trovato un cazzo di bello in quest'auto. Poi, se voi ce l'avete trovato, contento per voi, magari compratela. Però il mio consiglio:
non compratela. Perché? Perché come auto super, secondo me non vale un cazzo, ce n'è di meglio, a mio modesto parere. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video.